Allora, a questo punto la serata inizia, giusto Hans? La montagna delle montagne, il K2. Io lascio la parola definitivamente a te, vedremo delle belle immagini, ci sarà una pausa a metà serata durante la quale potrete continuare a ricevere i libri di Hans, a chiedere gli autografi e poi riprenderemo per la seconda parte. Hans, a te la parola. Grazie signore e signori. Io stasera ho portato i margini tra Campo Torres, dove sono nato un po' più di 50 anni fa, intanto tra Campo Torres fino Pakistan, fino il K2. Il K2 secondo me è la montagna più bella, molto grande, secondo me anche la montagna più difficile dal mondo, alto, freddo, sempre freddo, e poi i temporali sono così veloci e poi ripido anche. K2 è un'altra cosa, come la cima più alta al mondo, il Mount Everest, una cosa molto diversa. K2 molto più difficile. Anche adesso qualcuno o forse ognuno ha sentito negli ultimi anni sul K2 erano solo incidenti e neanche negli ultimi 3 anni neanche un successo. E anche io, per me il K2 era un sentiero così lungo, ma guardiamo adesso questo film, ho portato un film, anche il testo è tutto un po' difficile per me da spiegare, giusto in lingua italiana, tutto, perché la mia vita era così. Io sono nato in Valle Aurina, su a 1500 metri di dislivello, abbiamo avuto un piccolo maso. Io ho lavorato come contadino fino a 17 anni e poi ho cominciato un lavoro come muratore e con 20 anni ho fatto l'esame di guida, maestro di sci, e ho cominciato il mio lavoro, era in questo momento anche il mio hobby, e poi ho cominciato con le prime spedizioni, perché quando ho fatto questo esame ho lavorato subito nella scuola d'alpinismo di Reinhold Messner, e lui era per me una persona molto molto importante, perché lui, con lui ho avuto la prima chance di provare una grande montagna, un 8000, e poi abbiamo fatto un paio di anni sempre assieme. I miei primi 7-8 mila ho fatto con Reinhold Messner, un grande maestro in alta quota. E sì, e poi io ho fatto sempre spedizioni, ho parlato sempre una volta così, una volta così, ovviamente inglese, e mi dispiace un po', io non sono molto preciso con italiano, ma noi facciamo una pausa e poi anche alla fine, se avete qualche domanda, sono molto contento, facciamo, e io sono qui stasera per voi e ho tempo per le domande anche fino a domani mattina. Naturalmente anche il mio amico Tony Muchlechner, lui è anche un aiuto per me, lui parla molto molto bene anche italiano. Adesso penso cominciamo con i primi immagini, forse. Thank you.
K2 è veramente una bellissima montagna. La gente del posto la chiama Chogorì, che significa il grande nero. La sua mole è così imponente da rappresentare in volume 40 volte il nostro Cervino. La storia della sua conquista è particolarmente avvincente e drammatica. I primi pionieri si sono avvicinati a questa montagna già oltre 100 anni fa. Il duca degli Abruzzi, ad esempio, che vediamo nella foto, dopo aver raggiunto con la nave il Pakistan ed aver attraversato per settimane una regione sconosciuta, è riuscito a superare con il suo gruppo e con le attrezzature di quel tempo la quota di 6.000 metri. Di fronte a prestazioni di questo tipo, non possiamo far altro che toglierci il cappello. Quella che ai miei occhi rappresenta però la più grande impresa mai realizzata sul K2 è quella di Fritz Wissner, che nel 1939, assieme ad uno sherpa nepalese, è riuscito a salire fino oltre gli 8.300 metri. Non riesco assolutamente a capire come potessero essere possibili simili prestazioni con le attrezzature di quel tempo. La conquista di questa montagna riuscì alla grande spedizione italiana del 1954, diretta da Ardito Desio. Fu un'impresa certamente molto dispendiosa in termini di risorse, ma la prestazione degli alpinisti di punta, Lacedelli e compagnoni, che raggiunsero la cima, e quella di altri, come Bonatti e Abraham, che con i loro sforzi hanno reso possibile la salita, fu davvero formidabile. La prima volta che ho provato la forte attrazione del K2 è stato nel 1994. Allora avevo già alle mie spalle 8.000 e possedevo ormai una grande esperienza in alta quota. Nonostante ciò, non volendo affidarmi solo alla buona sorte, ho scelto come cima di acclimatamento il Broad Peak, alto anch'esso oltre 8.000 metri e poco lontano dal K2. Il Broad Peak è molto meno alto e soprattutto molto più facile da salire del K2. Ho fatto questa scelta semplicemente per non dover partire da casa con lo stress di dover affrontare direttamente una montagna tanto alta e tanto impegnativa. L'esperienza mi ha insegnato che non conviene affrontare direttamente un progetto ambizioso, ma è meglio adattarsi lentamente con qualcosa di più abbordabile. Le due montagne sono proprio vicine l'una all'altra. Qui vediamo sulla destra il Broad Peak e sulla sinistra il K2. Per il Broad Peak avevo chiesto personalmente un permesso alle autorità pakistane, mentre per il K2 intendevo aggregarmi ad una spedizione internazionale. Avevo ormai preparato tutto, ma poco prima di partire ho ricevuto una lettera dal governo pakistano che mi comunicava che non era permesso, nel corso della stessa stagione, trasferirsi direttamente da una spedizione all'altra. Questo non lo sapevo davvero, ma ingenuamente ho pensato di poter risolvere la questione direttamente sul posto senza grandi problemi. Così, pieno di speranze, sono partito alla volta del Pakistan. Qui siamo ad Islamabad, la città da cui partono tutte le spedizioni. Quando si arriva ad Islamabad, la gioia e la frenesia del viaggio cominciano a farsi sentire. Si va in città, ci si lascia coinvolgere dai suoni e dai colori dell'Oriente, si fa conoscenza con il team che ci accompagnerà fino al campo base e con la persona più importante, il cuoco. Con lui si acquistano i viveri necessari e si organizza tutta la logistica del viaggio. Egli ci accompagnerà fino al campo base a 5.000 metri e per tutto il tempo si occuperà del benessere del nostro stomaco. Quando tutto è pronto, si parte per il viaggio di avvicinamento che durerà 3 giorni. All'inizio si viaggia in autobus lungo la nota Karakoram Highway che dal Pakistan porta in Cina
e poi, con altre 6 ore di fuoristrada, si raggiunge il piccolo paese di Ascole, da dove si prosegue a piedi. Un bellissimo trekking di circa 10-11 giorni fino al campo base. Durante il primo giorno, lungo la strada vi è ancora vita, ma già al secondo il paesaggio diventa scarno di vegetazione e si intravedono già i primi ghiacciai. Qui sullo sfondo si vede già il Nanga Parbat. È in questi momenti che il cuore comincia a battere più forte, i ricordi si fanno più vivi. Nel 1990 ho salito questa montagna e sulla vetta, per la prima volta, ho provato l'intensa emozione di mettere gli sci ai piedi e scendere l'immensa parete di Amir, alta quasi 4.000 metri.